Adesso Barbara, andiamo a guardare insieme una nuova puntata dedicata al coro Armonia d'Abruzzo, Incanto. Eccoci qui, tornati sul palco, ulteriore momento di pausa perché questi sono canti impegnativi. Sono con Francesca Aiello che ringrazio, c'è bisogno di concentrazione, di riposo, avere la voce giusta, avere l'intonazione direi perfetta. Certo. E mi stavi raccontando a telecamere spente che hai scelto questo coro perché ti ha stimolato qualcosa. Sì, perché io ho cantato anche con altri cori, sia folcloristici che sacri. E anche gli altri maestri hanno impostato un po' il canto, però con il maestro Gabriele la differenza sta nel fatto che lui, oltre all'accordatura, oltre a insegnarci la respirazione,
ci sta insegnando, perché non tutti conosciamo le note, perché noi siamo dei semi professionisti. Semi. E lui ci sta insegnando a cantare su partitura e quindi ci sta facendo conoscere le note. E quindi questo ci aiuta ad avere un canto un po' più tecnico. Con uno sforzo minimo e con un risultato un po' più gradevole. Diciamo che ti sei un po' voluta mettere alla prova, no? Aumentando a livello tecnico le difficoltà, ma oltre questo c'è anche una soddisfazione personale, perché poi si fa gruppo, sì. E nelle scelte non c'è solo la tecnica, ma devi trovarti bene con i tuoi compagni. Con i compagni, ecco. Assolutamente sì, perché il coro poi fondamentalmente è quello, è stare insieme agli altri e anche un po' condividere con gli altri, e quindi devi imparare a non essere, cioè a non andare sopra gli altri, ma rimanere nel tuo spazio, nel tuo orticello canoro. E quindi condividere con gli altri coristi, ma anche le esperienze con altri coristi. Come de felicità, oh.
E poi soprattutto divertirsi, perché ci dobbiamo divertire. Però poi quando sì. si sale sul palco, immagino c'è sempre quella voglia di divertirsi, sì, però far emergere di più la bontà del maestro, ovviamente, degli insegnamenti, certo. ma anche la capacità della propria voce, perché... Sì, insomma, poi nel momento che noi... Una sorta di gara anche quella. Ecco. Certo, nel momento che poi siamo su un palco è chiaro che dobbiamo dare il meglio di noi stessi, il massimo dobbiamo dare. E lì, anche perché dobbiamo dare anche soddisfazione al maestro che ci mette di tutto. E perde tante ore della sua vita molto, per insegnare il meglio veramente possibile. Sì, perché poi... diciamo che il maestro Gabriele è molto meticoloso e lui dà il giusto valore a tutte le sezioni e quindi le partiture lui le fa in base alla vocalità di ogni sezione. Però questo è un lavoro certosino e nonostante questo però non perde mai di vista il brano nella sua integrità, nella sua originalità. Spesso abbiamo detto qualche piccola modifica a livello tecnico può starci, però poi senza mai intaccare il brano, sì, è molto importante questo. Bisogna portare sempre rispetto, Francesca, certo, immagino. Certo. Chissà, forse dopo questo percorso comincerò a cantare anch'io. E dai, noi ti aspettiamo. Non te lo auguro e soprattutto non lo auguro ai nostri amici telespettatori. Lasciamo stare, davvero, credimi. Grazie Francesca, grazie Francesca Aiello. Corista, solista, che ha fatto una scelta importante, ha cambiato squadra, mettiamoci ecco, sì, così anche un tocco a livello sportivo, ha cambiato squadra, ora gioca e canta soprattutto per Armonie d'Abruzzo in canto e come avete visto è sorridente, quindi evidentemente ha fatto la scelta giusta, fatela anche voi, non cambiate canale, rimanete con noi perché c'è ancora tanto da raccontare, ma soprattutto c'è ancora tanto da ascoltare con il coro Armonie d'Abruzzo. Ci vediamo dopo. Ma solo io da questo mondo, la terra è più leggera.